Pepe sfiora la trentina, sangue meridionale, la sua origine è latina. È solare, ha fatto tutta la trafila, in differenti squadre. Ha un amore per il calcio che non si può calcolare. Dai settori giovanili allo stadio col padre, di sinte seggiolini, poi gradini per cantare. Collezionando maglie a tesore per gli autografi, fatto un raccatta a palle alle spalle dei fotografi. Raggi meglio i segni di mille battaglie, un ultra convinto mentre i soci tira su famiglia. Non ha un lavoro vero, ogni volta se lo gioca, in pullman o in treno, gira l'Europa. Dal gelo di Dortmund all'inferno di Istanbul, passando per Manchester e loro no football. Una notte di galera, Monaco di Baviera, che cosa non farebbe per la sua bandiera? Chiama la sezione, prepara il materiale, dimmi dove, come, al bar, riunione, coordiniamo la trasferta. Un viaggio di 6 ore, chissà giù cosa gli aspetta. Carica all'entrata, è minimo l'uscita, è previsto 2 ore dopo la fine di una partita. Che vinta o persa, sarà vissuta, le urla la ressa, s'agita, suda. Stringe il compagno su un passaggio filtrante, spinge avanti, scorge il centroavanti. Pepe è considerato il marcio, la parte malata che inquina il loro calcio. Edizione speciale del telegiornale, signore e signori, scandalo. Nel mondo del pallone parlo di intercettazioni, presunte corruzioni, opera di dirigenti. Dei tabulati emergono nomi eccellenti, si aspettano penalizzazioni, deferimenti e si chiedono le riforme ultra erano urgenti o era sviare l'attenzione su chi non può difendersi. So con chi ama questo sport, siamo tanti, milionari in campo, la plebe sugli spalti. Ci ha rubato la domenica, 90° e altro, ma tanto ormai non c'è più da chiedersi chi è il marcio. Pepe nervoso, tradito e deluso, il suo stato d'animo è quello di ogni tifoso. Si sente preso in giro, lui che ama la passione e la partita, oltre alla sua squadra indiscrezioni, processi, meno la moviola. Non gli scandali e gli eccessi che provoca, colpa di un potere occulto, nell'ombra fino ad ora chi dà una vita lo vive, sa quel che prova.